Una festa di nozze a Cana di Galilea. Gesù è invitato, va con la madre. Una festa di nozze. Nella Bibbia la famiglia è presa sul serio, sentita anche nei suoi problemi, nelle sue difficoltà. Se si dà il comandamento onore al padre e alla madre, vuol dire che a volte si mancava di rispetto per gli anziani. Se si dice non commettere adulterio, vuol dire che a volte la famiglia si sfasciava. Se si dice ai genitori di non asprirsi con i figli, si comprende che talvolta si esagerava nella severità dell'educazione. La vita concreta delle famiglie è ben presente nella Sacra Scrittura. Eppure, quando si parla delle nozze, della famiglia, se ne parla in spirito profetico, si fa la profezia sulle nozze, la profezia sulla famiglia. Dall'inizio, dalla prima pagina, non è bene che l'uomo sia solo, carne della mia carne, ossa delle mie ossa. E poi giunge l'annuncio dei profeti, che il Signore si compiace del suo popolo come uno sposo che si innamora della sposa, innamorato della sposa, che ne prova gioia, attraverso il Cantico dei Cantici, fino all'Apocalisse, dove il paradiso è proiettato come una festa di nozze. Gesù che accoglie l'umanità redenta con la stessa gioia, con la stessa festa con cui uno sposo accoglie in casa la sposa. È meraviglioso. Pensiamolo, è meraviglioso. E in questo senso l'episodio di oggi. All'inizio del suo ministero Gesù si presenta lui stesso come sposo dell'umanità. Mette il tutto in un contesto di festa nuziale. Si cambia l'acqua, l'ordinario di ogni giorno, in vino, l'ebbrezza della festa. Ma cos'è che per noi cristiani, per le nostre famiglie, cambia la vita ordinaria in gioia di festa? Ce lo dice Maria, la madre di Gesù, e ce lo deve ripetere ogni giorno la Chiesa, la Madre Chiesa. Fate tutto quello che Egli vi dirà. Se viviamo secondo il Vangelo, se in casa nostra, nelle nostre famiglie, portiamo la gioia del Vangelo, tutta la vita familiare diventa gioia. È l'acqua dell'ordinario, l'ordinarietà di ogni giorno che si cambia in festa, in ebbrezza, l'acqua cambiata in vino. In fondo il vero miracolo è qui. E qui il Signore rivela la sua gloria. Qui il Signore fa conoscere la sua presenza in mezzo a noi come lo sposo eterno, il Figlio di Dio che ci ama, ci abbraccia, ci rinnova, ci dà gioia anche in mezzo alle tribolazioni di sempre. Buona domenica. Una piccola aggiunta. Don Zibi prende sempre come sfondo varie parti di questa sala. Non è che viviamo nello sfarzo. Questa è una bella sala di passaggio che praticamente serve a queste riprese. È servita 2 o 3 volte in tanti anni per cose eccezionali. Però è anche un modo per far vedere che è casa di tutti. I vescovi passano, la gente rimane. È casa vostra.